andate a correre qua e là a caccia di moscerini e farfalle. Alcuni di voi razzolano solenni in cerca di vermi, altri sono in attesa di una manciata di granturco. È questa la vita, non è vero? Che siate eroi, poeti, viandanti, religiosi o cavalieri, mai, mai uscirete dall'aia, mai, mai, mai! Oh, ma qui c'è Giorgin Sand. Facci sentire il arcolamento della tua voce. Una matrigna mi cacciò di casa, inasprendomi. Un donnaiolo fannullone e dilettante mi prese la virtù. Fui la sua amante per anni, non lo sapeva nessuno. Da lui imparai quell'astuzia parassita con cui stavo bene con tutti gli uomini, come una pulce addosso a un cane, fino a diventare puttana nel corpo e nell'anima. E tu? Tu, grande guerriero, non era meglio finire in galera invece che morire in battaglia? Bum! Fui il primo a cadere sul campo di battaglia. Quando senti la pallottola entrarmi nel cuore, mi metti di non essere rimasto a casa e finito in galera per quel furto di porci. Mille volte meglio la galera che stare sotto questa figura di mano. E quel blocco di granito con scritto sopra Pro Patria. Ma poi che vogliono dire? Bugiardo! E ne andassi in guerra il giorno prima che trena lì e denunciassi al giudice per il furto dei porci. Ma non per questo ti facesti soldato. Perché mi hai trovato a letto con Lucius Ayrton. Litigammo e ti dissi di non venirmi più tra i piedi. Allora rubasti i porci e te ne andasti in guerra. Dietro ogni soldato c'è sempre una donna. E tu dove corri, Justin Dorcas? Dove è finito il tuo coraggio e la tua superbia? Alla fine anche tu sei qui. Voi del villaggio non mi amavate, vero? Tutto perché non avevo peli sulla lingua e affrontavo chi mi insultava con una protesta diretta, senza nutrire e nascondere segreti d'ancori o d'ammalti. È molto lodato il gesto di quel ragazzo spartano che nascose il lupo sotto il mantello e si lasciò divorare senza un lamento. Ma è molto più coraggioso, credo, strapparsi il lupo di dosso e combatterlo apertamente, magari per strada tra polvere e urla di dolore. La lingua sarà forse un organo ribelle, ma il silenzio avvelena l'anima. Mi biasimi chi vuole. Io sono contenta. Clap, 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 clap. Molto brava, davvero. Ma ecco qui Nelly Clark, la verginella. Ho presunta? Avevo solo 8 anni. E prima di essere grande e capire cosa fosse, non avevo le parole per dirlo. Però ero spaventata. È andata la mamma. Allora mio padre ha preso la pistola. Avrebbe ucciso Charlie! Charlie. Che era un ragazzo di 15 anni. Se non fosse stato per sua madre. Quella storia mi restò addosso. L'uomo che mi sposò, un vedovo di 35 anni, era un nuovo arrivato e non ne seppe nulla fino a 2 anni dopo il matrimonio. Allora si ritenne truffato e il villaggio
sentenziò che in realtà non ero vergine. Conclusione? Mi lasciò e morì l'inverno dopo. La sua voce è molto metallica questa mattina, giudice Sommers. Quasi come quella di un tacchino. Come mai, ditemi! Io, il più dotto fra gli avvocati, io che feci la più bella ringa mai sentita in tribunale, io che scrissi una difesa che meritò l'elogio del giudice Breeze, come mai, ditemi! Mi trovo qui, senza un segno, dimenticato. Mentre Cesare, l'ubriacone del villaggio, ha un blocco di marmo su cui la natura, in vena d'ironia, ha seminato l'erbaggio in fiore! Come mai, ditemi! Sì, è vero, signor giudice. In vita fu l'ubriacone del villaggio, e da morto, il prete cattolico mi negò la sepoltura in terra consacrata. Ma la cosa tornò al mio vantaggio, perché i protestanti comprarono questo pezzo di terra e ci seppellirono il mio corpo. Ah, come sto bene! Accanto a quello di banchieri e notabili. Visto? Oh, anime prudenti e pie, come le avverse correnti della vita onorano i morti vissuti nell'infamia. Ma tu, Plymouth Rock, tu sei stato il peggiore di noi. Il peggiore! Sì. È vero. Ingrassai lo spirito nutrendomi delle anime degli uomini. Se vedevo un'anima forte, ne ferivo l'orgoglio, ne divoravo la forza. I rifugi dell'amicizia sapevano la mia astuzia, perché se potevo rubare un amico, lo facevo. E dovunque c'era da allargare la mia forza superiore, minando un'ambizione, lo facevo per lusingare la mia. E il trionfo sulle altre anime, solo per provare e affermare la mia forza superiore, era per me un piacere, l'acuta esaltazione della ginnastica dell'anima. Divorando anime, avrei dovuto vivere in eterno, ma i loro avanzi indigesti mi causarono una nefrite mortale. Paura, odio, avvilimento, sospetto, allucinazioni. Alla fine crollai con un urlo. Guardatelo, ghiando! Non divora le altre ghiande!